Rod TV Italia è stamattina qui all'Hotel Piazza Bellini con Maurizio Cortese, ideatore e fondatore del Cortese Way. Maurizio, come nasce Cortese Way? Nasce per l'accoglienza campana che diciamo è affidata interamente al privato oggi, perché sul diciamo il territorio, la città non accoglie come sarebbe dovuto gli stranieri, e quindi in un'idea di accompagnare il turista dal momento che arriva all'aeroporto, alla stazione, per mano, e condurlo nelle nostre grandi bellezze. È la proposta alternativa di chi fa qualità, di chi chiaramente ragiona in modo diverso, ma non credo ci voglia molto ragionare in modo diverso rispetto a delle persone che stanno uccidendo la nostra terra. Prima si è parlato, diciamo, di pomodoro, di esaltazione del gusto campano, dei prodotti campani, ma quindi secondo te cosa si può fare se effettivamente abbiamo una situazione di crisi, una situazione dove i prodotti non vengono controllati? C'è comunque una via d'uscita? È comunque spianata la strada della gastronomia? È spianata solo al momento in cui si pratica la tracciabilità, non c'è altra strada. Che la tracciabilità di pratica è l'unico modo per sfuggire a già fatto al danno economico che i grandi marchi della gastronomia stanno bandendo tutti i prodotti che sono italiani, sono campani. L'unico modo è la tracciabilità, non c'è altra strada. Abbiamo qui anche un presepe oggi che abbiamo inaugurato, e quindi sicuramente un legame con la grande tradizione culinaria napoletana. Sì, il presepe degli chef italiani, i migliori chef italiani, diciamo, presenti, i grandi chef, diciamo così, 25-23 chef italiani, diciamo, nella in versione presepe.